Riccardo Grande, grande di nome e grande di fatto. Tu sei il capo chef di questo ristorante che è annidato, diciamo, in una località storica, con un menù tra l'altro molto interessante. Ci vuoi parlare dei piatti che vanno per la maggiore? Come diciamo? Volentieri. Diciamo che abbiamo cercato di conciliare un po' il rapporto che hanno gli irlandesi con la cucina italiana. Quindi abbiamo cercato di portare la tradizione, la nostra tradizione italiana. Facciamo tutte le nostre paste fatte in casa. Tutte fatte in casa, tutti i giorni facciamo le nostre paste fatte in casa. Abbiamo delle pappardelle, abbiamo rivisitato un po' la nostra pappardella classica con il ragù, quindi abbiamo fatto con del pulled pork, che sarebbe una faccia del maiale cotta a bassa temperatura. Poi con questa faccia di maiale facciamo questa sorta di ragù con l'alluvia, che è un pezzo della nostra cucina, della nostra tradizione italiana, dalla Calabria, con pomodoro, questa alluvia che dà un po' di piccantezza, e dei pomodori pachino. E vedo che c'è qui un bellissimo forno a legna. Facciamo delle pizze, anche delle pizze, e in più nel forno a legna viene cotto tutto quello che è possibile, quindi la nostra lasagna viene cotta nel forno a legna, la parmigiana di melanzane viene cotta nel forno a legna, il pesce, le carni, quello che è possibile cuoce nel forno a legna, lo facciamo nel forno a legna proprio per aumentare ancora di più questo senso di tradizione. Comunque i nostri avi cuociono nel forno a legna, ovvero un po' di legna. Senti, che piatti ci prepari? Diciamo che il nostro risotto è quello che colpisce e va per la maggiore. Quindi, col pesce? O... è un risotto col pesce con gamberi, zafferano, c'è un tocco di limone, molto buono, colorato, un bel piatto. E poi possiamo fare una carne, una tagliata di mandorlo. Una tagliata di perché no, una pizzetta, anche tu, perché no, una pizzetta. Va bene, grazie tanto. Grazie a te, concetto. Questo è uno dei salotti, vero, dell'epoca? Questo è uno dei salotti dell'epoca, diciamo, gli stucchi sono originali, per il resto i quadri e le cose sono riproduzioni. La leggenda vuole che questa era la camera da letto di Visconte e della signora. Vengono serviti e veniamo serviti anche qui durante l'ora di pranzo, vengono serviti anche qui e la sera poi diventa cocktail bar, durante il fine settimana diciamo un po' più di musica, degli eventi, di qualche tipo, molto frequentato. Molto frequentato.